Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Il più famoso, ovviamente. Roswell 1947. Sì, ma non posso parlare di tutti i recuperi. L'unico che ho dichiarato pubblicamente è l'evento italiano del 1933. Ci dica quindi di cosa si tratta. Ho scelto quell'evento proprio perché non era incentrato sugli Stati Uniti. E volevo esporre questo problema come un problema mondiale, non solo come un problema incentrato sugli Stati Uniti. Si trattava del recupero di un manufatto da parte delle potenze dell'asse, Italia e Germania, a Magenta, in Italia, nel 1933. Molte di queste informazioni, ironicamente, erano di dominio pubblico. A partire dai primi anni 2000, alcuni ricercatori in Italia hanno scoperto questi documenti, trasmessi da Mussolini alla Gestapo, o all'equivalente italiano della Gestapo. Ma si trattava di un recupero specifico, che mi è stato comunicato da un alto funzionario dell'intelligence. Dato che si tratta dell'Italia fascista di 90 anni or sono, credo che possiamo stare tranquilli e raccontare quello che sappiamo. Giusto? Certamente. Allora, cosa è successo? Quindi, hanno recuperato questo oggetto. Sembrava una ghianda. L'ufficiale dell'intelligence che mi ha informato insieme ad altri funzionari del Campidoglio, durante una sessione privata, hanno descritto come i bordi di questo oggetto fossero simili a un disco lenticolare. Ma i bordi si sarebbero staccati quando si è schiantato a terra. Sembrava quindi una ghianda o una campana. Quando l'hanno recuperato era solo un artefatto. Non hanno trovato nulla all'interno. Gli italiani tennero l'oggetto in custodia fino alla fine della guerra. E poi, insomma, gli americani sono arrivati e l'hanno recuperata. Noi lo sapevamo perché, a quanto pare, il Vaticano attraverso Papa Pio XII e l'OSS aveva inviato un dispaccio a Roosevelt dicendo: abbiamo qualcosa di strano che si è schiantato in Italia. Questa storia è più lunga di quanto la maggior parte delle persone pensi. Non si tratta degli argomenti che lei ha citato, ma di eventi molto più lontani nel tempo. Ho voluto usare il 1933 come esempio, non solo per suscitare l'interesse internazionale, ma anche per spiegarlo. Si tratta di un'attività più lunga di quanto la maggior parte delle persone pensi. Ma quello che sta dicendo è anche che, insomma, l'Italia e il governo di Mussolini cadono nel 1945. Dopodiché l'esercito degli Stati Uniti arriva, e se ne appropria, e poi sparisce dietro il velo della segretezza. Perché? E anche allora erano segreti? Perché mai? Beh, era una di quelle cose. Come un vaso di Pandora, giusto? Se si riusciva ad analizzarle e a ricavarne qualche tipo di informazione, in una prospettiva di reverse engineering, si poteva ottenere un vantaggio asimmetrico rispetto all'avversario. Insomma, volevamo e vogliamo capirle. Non sapevamo se la Russia aveva trovato queste cose all'epoca e, ovviamente, non ne conoscevamo l'origine. Volevamo verificare che non si trattasse di uno dei nostri avversari. Così abbiamo trascorso anni a controllare e a sviluppare un'infrastruttura di intelligence per capire cosa stava accadendo. È il primo di cui è a conoscenza? No, ma era uno di quelli che ho fatto esaminare alla sicurezza del Dipartimento della Difesa. E quindi sa di incidenti precedenti? Non intendo commentare in alcun modo. Sì, so di molti altri eventi, ma questo è l'unico che abbia superato i controlli di sicurezza. Ok. Ma si può dire che, negli ultimi 80 anni, il governo degli Stati Uniti ne è a conoscenza? Sì, quantomeno dal 1933. Quindi il governo degli Stati Uniti non ne ha preso la custodia fino alla fine della guerra? Questo in particolare, sì. Ok, ma sta anche dicendo che il governo degli Stati Uniti ne era a conoscenza già negli anni 30. All'epoca erano già consapevoli del problema. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati a una nuova puntata di Pillole di Extramondo, una nuova tappa del nostro viaggio nel mistero. Questa sera, l'avrete capito dalla copertina, ci tuffiamo in ambito ufologico, lo facciamo con due graditissimi ospiti, Pietro Marchetti, presidente del GAUS, gruppo accademico ufologico Scandicci. Ciao Pietro, benvenuto. Ciao Enrico e un caro saluto a tutti gli amici di Pillole di Extramondo.
E poi naturalmente il presidente del Centro Ufologico Nazionale, Roberto Pinotti, che ringrazio personalmente di aver accettato nuovamente il mio invito. Grazie Roberto. Grazie a tutti ed eccoci qua. Allora, l'abbiamo appena sentito, uno stralcio dell'intervista rilasciata a Tucker Carlson il 13 dicembre scorso, è stata tradotta in italiano dal sito b17tv.com, che ringraziamo tra l'altro per l'ottimo lavoro svolto. È uno stralcio molto importante perché David Grush, che gli appassionati curiosi di ufologia sicuramente hanno imparato a conoscere in quanto alto ufficiale dell'aeronautica militare, veterano dell'intelligence statunitense, ha fatto delle dichiarazioni importanti. Questa non è la prima volta che le fa, ma è probabilmente una delle più recenti. Fa un chiaro riferimento a una data, 1933, nella quale sarebbe avvenuto un fatto clamoroso, un UFO crash appunto vicino a Milano, a Magenta, che ha diciamo la funzione di retrodatare tutta la storia della ufologia moderna, che non partirebbe quindi più nel 1947 negli Stati Uniti, ma nel 1933 in Italia. Naturalmente Roberto Pinotti con Alfredo Lissoni, un altro noto ufologo del Centro Ufologico Nazionale, si sono occupati di questa vicenda, come si sono occupati del gabinetto RS-33, questo team segretissimo di studiosi coordinato da Guglielmo Marconi, e lo ha fatto in tempi non sospetti, perché già dagli anni 90 il CUN è venuto a conoscenza di tutta una serie di documenti che sono stati poi periziati, verificati, e tutto questo materiale è confluito in questo libro che metto a schermo, tra l'altro giunto alla terza edizione per la collana Oscar bestseller Mondadori, Luci nel cielo, UNC gli UFO del ventennio. Però ci sono ultimamente delle novità importanti su tutto questo tema, novità che, come abbiamo visto, arrivano da oltreoceano, ma ci sono anche delle novità che arrivano direttamente dall'Italia, perché Roberto è venuto a conoscenza, ha potuto toccare con mano ulteriori nuovi documenti che a questo punto comprovano in maniera definitiva l'esistenza di questo organismo, di questo gruppo di ricerca e soprattutto di questo avvenimento, di questo UFO crash avvenuto nel 1933. Quindi Roberto questa sera ce ne parlerà anche in maniera esclusiva rispetto a tutte queste novità che sono emerse. Quindi Roberto, ti ringrazio davvero di aver accettato questo invito, ti ringrazio perché è un'occasione straordinaria di poter ascoltare dalla tua viva voce quanto hai da dirci, ti lascio la parola e poi progressivamente entriamo nel vivo, prego. Ma è presto detto. Allora, chiaramente l'Oscar Mondadori che hai prima citato racchiude un po' tutta la storia. Sostanzialmente c'è da fare una considerazione. Quando uno se ne esce praticamente con cose di questo tipo, allora intanto va detta una cosa, che forse non tutti ne sono del tutto consapevoli. Allora intanto si fa una grande confusione nel materiale che diciamo è confluito in quel libro, nel senso che noi del Centro Ufologico Nazionale, io in particolare, perché la cosa è stata indirizzata a me, al mio domicilio privato, ci siamo visti recapitare praticamente dei documenti originali, ripeto, che riguardavano in particolare un caso specifico del 1936, e cioè il sorvolo sulla città di Mestre e Venezia di quella che veniva chiamata una torpedine aerea, no, con finestrature laterali, che apparentemente aveva emesso due oggetti più piccoli a forma di cappello da prete. Non c'è neanche bisogno di dire che questo discorso ricorda molto quelli che negli anni 50, 60 e anche 70 sono stati chiamati sigari volanti o navi madre, no? Con oggetti, diciamo, aventi apparentemente la funzione di ricognitori, lanciati ad alta quota. Ecco, detto questo però, questo è quello che abbiamo ricevuto noi, ma badate bene che pochi si rendono conto che altri, quasi in contemporanea, avevano ricevuto o hanno poi ricevuto altre cose. Si trattava sostanzialmente di due cose. Allora, gli altri destinatari sono stati una rivista che, non voglio dire era nostra concorrente, ma era in quel momento uscita, si chiamava UFO, la visita extraterrestre, e era diretta all'epoca da Giorgio Bongiovanni.
Perfetto. Questa rivista si vede arrivare praticamente delle fotocopie attinenti a tutta una serie di cose, fra cui anche l'attività di questo gabinetto RS-33, i telegrammi di Mussolini, tutte queste belle cose. Ecco. Poi veniamo a saperne un'altra, questa è molto peggio. Cioè siamo venuti a sapere che anche il quotidiano bolognese Il Resto del Carlino aveva ricevuto un dossier di non meno di una ventina di pagine, che sarebbe stata tutta una lista di avvistamenti di velivoli non convenzionali registrati nel periodo fascista e facenti sempre capo allo stesso organismo. Punto. La cosa grave non è tanto questa, la cosa grave è che subito, fin da quando si è posto il problema, intanto già solo il fatto di essersene occupati, ci siamo subito resi conto che era quasi una cosa tabù. Ci hanno subito chiesto se eravamo fascisti, immediatamente, che è una cosa ai limiti del demenziale. No? Poi successivamente, quando ma che è sta roba, eccetera eccetera, poi cosa è avvenuto? È avvenuto che il materiale mandato al UFO, la visita extraterrestre, è stato sì pubblicato, noi non avevamo ancora pubblicato nulla, attenzione, è stato sì pubblicato, ma diciamo il collega a cui si sono riferiti, Umberto Telarico, ufologo sicuramente validissimo, non è che si fidasse troppo, no? Temeva, poteva anche comprendersi questo, che il tutto fosse una polpetta avvelenata, e cioè in sostanza che fosse una bufala che poi sarebbe stato facile smentire tirandoci ovviamente dentro noi, e quindi facendoci fare una grigia, insomma, per non dire anche di peggio. Quindi lui disse: sì, è interessante, però potrebbe essere assolutamente una falsificazione, non lo dimentichiamo, perché queste cose succedono, eccetera eccetera. Questo ha causato una reazione immediata nel mittente, il quale si contrariò estremamente ed è venuto allo scoperto. Guardate bene, lo ha fatto non cognome e cognome, assolutamente, era sempre anonimo. Lui ha mandato lettere, praticamente, questo è tutto stato scritto nel libro che hai prima citato, da alcune località della Romagna, poi successivamente non più dall'Italia, da Parigi. Ma comunque non è questo il punto è che lui si contrariava del fatto di non essere stato in qualche maniera preso sul serio, no? E non solo, c'è da dire che Il Resto del Carlino aveva ricevuto questa roba e non l'aveva minimamente presa in considerazione, perché aveva detto: è roba anonima, quindi non è serio tirarla fuori. Ma poi abbiate pazienza, ammesso che ci sia anche un affondo di verità su questa storia, ma voi vi rendete conto che questa cosa potrebbe far apparire il regime fascista da un punto di vista non del tutto negativo? Porca miseria, ma questo è politicamente non corretto, non si può. Quindi, per carità, non se ne parla neanche. Questa roba è stata cestinata, sappiatelo. Quindi voi immaginatevi questo mittente come c'è rimasto. Gli ultimi eravamo noi, e allora ecco che abbiamo ricevuto dei documenti originali. Così dopo li abbiamo potuti far periziare con una perizia forense. E non c'è niente da fare, anche se li abbiamo minimamente dovuti rovinare, perché abbiamo dovuto prendere campioni di carta, abbiamo dovuto ritagliare un pezzo dove c'erano gli scritti con l'inchiostro per vedere che l'inchiostro era d'epoca, eccetera. E non c'è niente da fare. La perizia forense che abbiamo fatto fare al Tribunale di Como è quella che è. Il documento è d'epoca, è del 1936. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nel 1936 c'erano gli UFO identici a quelli degli anni 50, 60, 70 e via dicendo. Qualcuno potrà dire: chi se ne frega, perché guardate che i negazionisti oggi anche ci hanno odiato fin dal primo momento, perché capite benissimo che se tutto è vero, questa roba non può essere stata costruita sulla Terra, qualunque deficiente lo capirebbe, no? Quindi chiaramente noi siamo diventati il bersaglio obbligato, perché, per carità, avremmo in qualche maniera dimostrato quello che nessuno voleva dimostrare, no? Da buon negazionista. E allora al limite si sono ridotti a dire: vabbè, ammettiamo pure che la perizia forense valga qualcosa, ma alla fine voi di che cosa ci avete in mano? Ci avete in mano una corrispondenza privata, no? Di non si sa bene chi a chi, no? Che parla, anche se c'era una busta con scritto a mani di Sua Eccellenza Galeazzo Ciano, originale anche quella, ecco, lasciamo perdere. Dice quindi: alla fine cosa ci avete in mano? Poco o nulla, anche perché non c'è uno straccio di prova praticamente del fatto che sia esistito questo gabinetto RS-33. Quindi non ci avete in mano nulla. Questa è la posizione. Adesso le cose cambiano. Cambiano perché dopo quello che abbiamo già pubblicato,
Adesso è chiaro che intanto è successo l'episodio di Grash, ma badate bene, prima di Grash c'è un precedente che forse nessuno se ne è accorto di tanto, e cioè il fatto che Luis Elizondo, che noi abbiamo fatto venire nel 2018 a Roma, no? E nel 2021 a San Marino, dopo San Marino, ha rilasciato un'intervista a Sam Moskowitz, un blogger olandese che in inglese chiaramente intervista, fa delle interviste molto interessanti. E questo gli ha chiesto ovviamente degli UFO crash, eccetera, eccetera. E lì il buon Elizondo ha tirato fuori tranquillamente che Roswell non è stato il primo UFO crash. E ha detto papale papale che il primo UFO crash è avvenuto in Italia. Al che Moskowitz è rimasto di sasso e il discorso comunque era stato fatto. Quando ci siamo resi conto di questo, io stesso ho telefonato a Luis e gli ho detto: ascolta bene, fammi capire, ma questa affermazione tu l'hai fatta perché ti sei documentato sui nostri documenti o no? E lui mi ha detto: no, no, queste sono informazioni della nostra intelligence. Punto. Quindi già Elizondo era già venuto allo scoperto da questo punto di vista. Poi, qualche tempo dopo, c'è stata la riedizione praticamente del libro, no? Non l'abbiamo toccata, anche perché questo documento è venuto fuori dopo, ma soprattutto, cioè o meglio, no, questo documento è venuto fuori dopo nel senso che noi lo stiamo facendo venire fuori dopo per una ragione molto semplice, perché Elizondo stesso ci ha detto: guardate comunque che su questa storia verranno fuori altre cose, quindi in sostanza ci ha detto state buoni, state fermi, e ha fatto bene, perché poi è venuto fuori Grash. E adesso noi, pubblicando questa roba, così come Grash ci ha fatto un grosso assist, no? Siamo in condizioni di appoggiare lui negli Stati Uniti, perché oggi i vari critici, che hanno le stesse motivazioni che prima dicevamo, no? Lo stanno criticando perché? Perché chiaramente qualunque deficiente capisce che se le cose stanno così, gli UFO non sono terrestri. È ovvio questo, no? Ma ultimamente sono appunto emerse delle clamorose novità che questa sera ci puoi dare in anteprima. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo fatto un comunicato stampa, ne abbiamo in qualche modo già dato anticipazione. Allora, a breve, nel giro di neanche un paio di mesi, uscirà un libro mio che ho dovuto affrettarmi a scrivere con molta rapidità, che fa un po' il punto su tutta questa questione. Vorrei chiarire che sì, parla dei fai fascisti, come ovvio che debba fare, no? Ma non si ferma a questo. Tant'è vero che il titolo è anche un po' provocatorio, perché UFO e alieni, le risposte. È un discorso a tutto tondo, veramente a tutto tondo. Anche perché io non sono, ovviamente, anche se non mi sento minimamente l'età che ho, va bene? Però l'anagrafe non si inganna, quindi è chiaro che prima di eventualmente vedermi uscire di scena, sarà bene che qualcuno mi ricordi dopo che mi sono tolto tutti i sassolini che devo dalle scarpe. Ecco. Allora, detto questo, oggi noi diciamo abbiamo finalmente deciso di utilizzare del materiale che, tra l'altro, non avremmo potuto farlo neanche con le ristampe che ci sono state, ma comunque adesso c'è, e quindi è il momento buono per tirare fuori tutto, anche proprio per dare una mano anche a David Grash, perché questo è opportuno che sia. Allora, si tratta di 5 documenti, no? Che noi abbiamo acquisito e che indicano nel Monte Soratte, praticamente, che è una montagna a una quarantina di chilometri da Roma, quantomeno come una delle sedi dove il gabinetto RS-33 aveva operato. Guardate che tutti questi 5 documenti, che sono documenti su carta intestata di vari enti dello Stato, va bene? Tutti di ambito militare e intelligence. Sono documenti datati, sono documenti protocollati e sono documenti firmati con nome e cognome e grado da persone che, tra l'altro, noi abbiamo anche potuto, neanche senza grande difficoltà, devo dire, capire chi erano e cosa facevano. Sono tutti agenti del SIM, il Servizio Informazioni Militare, che è stato l'antenato del SIFAR della Repubblica Italiana e successivamente dei servizi segreti attuali. Allora, queste persone, tra l'altro, si sa cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, che ruolo avevano e via dicendo. E ci dicono, praticamente, sono tutti coinvolti nell'attività del gabinetto RS-33, che è menzionato in tutti e 5 questi documenti. Allora, qualcuno, credo proprio che a questo punto, dovrà, dal punto di vista storico, dare ragione di questa roba. Perché sì, non è che l'abbiamo ricevuta noi così. Tra l'altro, questa roba ci è arrivata
Chi è che sia fornita direttamente da una personalità importante che naturalmente potrà fare arricciare il naso a un sacco di gente, no? Perché chiaramente dire che questa roba può avere avuto a che fare con il senatore a vita Giulio Andreotti, allora è vero, il CUN è colluso col potere, il CUN è colluso con i servizi, non è vero niente, noi abbiamo usato i servizi fino a ora nella misura in cui è stato possibile usarli, abbiate pazienza. Non dimenticate che Andreotti fin dal lontano 1955 è stato l'unico politico in carica della Repubblica Italiana a prendere sul serio le dichiarazioni del console Alberto Perego, che era un vero e proprio pioniere dell'ufologia in Italia. Lui pubblicò il suo primo libro e lui lo ricevette naturalmente, gli ha risposto per iscritto dicendo: caro console, le considerazioni che lei svolge nel suo interessante rapporto sono degne di interesse e di attenzione. Scusate se è poco. E poi non dimenticate che è stato Andreotti, quando era capo del governo, che all'indomani della grande ondata del 78-79, nel 79 appunto, avviò le procedure perché l'aeronautica militare italiana da allora in poi si dovesse occupare del tema degli UFO, cosa che fa tuttora con il reparto generale sicurezza. Inizialmente era il secondo reparto, poi ha cambiato nome. Quindi noi siamo fra quelli che hanno visionato i faldoni del reparto generale sicurezza, questo lo si sappia, perché noi abbiamo avuto accesso a questa roba. Ci sono circa 500 dossier ufficiali a tutt'oggi, non è un segreto, l'abbiamo anche detto questo, quindi non stiamo mica dicendo facendo grandi rivelazioni. E il senatore Andreotti io l'ho conosciuto, anche perché il senatore Andreotti era amico di famiglia, no? La famiglia Andreotti era praticamente in ottimi rapporti con la famiglia Cingolani, che Mario Cingolani è stato nostro presidente per un certo periodo, no? E poveretto è morto di ictus disgraziatamente sul lavoro proprio, e quindi c'è stata l'opportunità di conoscerlo e di confrontarsi anche su questi temi. Tra l'altro noi siamo ritornati quando Andreotti successivamente, dopo aver consentito che lo si giudicasse per le accuse di cui è stato oggetto, cioè mafia e eventualmente essere il mandante dell'omicidio Pecorelli, no? Quando ha vinto lui, quando ha stroncato praticamente i suoi nemici politici che hanno cercato di massacrarlo, ecco che allora praticamente cosa è avvenuto? È avvenuto che ci siamo visti, ci siamo sentiti e abbiamo minimamente parlato di questo discorso. Lui, quindi alla luce di questa documentazione, chi mette ancora in dubbio l'esistenza del gabinetto RS-33 è un imbecille? Praticamente sì. No, oppure è in malafede, okay. Non c'è verso, non c'è possibilità di scelta. No, ma comunque concludendo, Andreotti praticamente quando ci si lasciò in quella occasione, ci sono le fotografie nostre con lui, quindi non c'è mica nessun segreto, no? Sono le fotografie che hanno fatto dire a qualcuno che noi eravamo collusi con i servizi segreti, roba da matti. Proprio questi sono subnormali, deficienti, e ancora più deficienti sono quelli che gli sono andati dietro. Noi abbiamo fatto sempre divulgazione a 360 gradi e tutto quello che c'è in Italia lo si deve al Centro Ufologico Nazionale dal punto di vista della ricerca effettiva. Non, questo va detto. Comunque, a parte questo, dopo, successivamente, io mi sono visto arrivare a casa una busta con questi documenti. E questo, tra l'altro, è successo, diciamolo pure, pochi giorni prima che Andreotti morisse. E quindi tra l'altro non ho neanche fatto in tempo a ringraziarlo, e questo mi dispiace, ma è andata così. E comunque questi documenti posso anche dire che noi ci siamo rivolti al sindaco del comune sotto cui il Monte Soratte si trova a livello gestionale, logistico e quant'altro, il quale giustamente, persona squisita, ha detto: ah, interessante, bello, oddio, che vuole che le dica? Qui nel Monte Soratte notoriamente ci operava, diciamo, persone e ambienti che sono quelli che sono quantomeno quelli che figurano nella carta intestata di questi documenti. Quindi cosa vuole che le dica? Ne sa qualcuno probabilmente più di me di tutta sta storia, ma è assolutamente perfetto, i conti tornano. Quindi, sì, certo, perché poi nelle strutture...
nelle strutture ipogee del Monte Soratte in certo. tempi di guerra fredda hanno fatto anche, come dire, dei bunker antiatomici e tutto il resto. Sì, è stato il nostro Cheyenne Mountain. Esatto. Pietro, senti, invece, venendo a te, in questi ultimi giorni, proprio notizia di qualche giorno fa, c'è stata un'esplosiva intervista di Alain Juillet, che è stato l'ex capo dei servizi segreti francesi di GSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. È un'intervista che è stata rilasciata alla testata wapcheck.com di Michel Vaillant, che è stata a sua volta membro del JPAN per tanti anni. E insomma, anche qui abbiamo delle dichiarazioni che fanno riferimento anche all'UFO crash di Magenta, ma dice anche tante altre cose. Raccontaci qualche estratto di questa intervista, perché la ritengo molto interessante. Sì, Enrico. Allora, diciamo subito che ha fatto un lungo discorso, l'intervista dura circa un'ora, io adesso cercherò di riassumere le parti principali. Ha toccato molti punti, molti aspetti, ha toccato sia l'aspetto della difesa, l'aspetto politico e l'aspetto sociologico e l'aspetto tecnologico del fenomeno UFO. È stato estremamente interessante e ogni cosa che ha detta l'ha detta da direttore dell'intelligence, quindi Roberto capisce bene cosa voglio dire. Allora, diciamo che tra le tante cose che ha detto, alcune secondo me meritano effettivamente di essere riportate e attentamente valutate. Ha detto durante la lunga intervista che le forze armate di fronte a questo fenomeno sono totalmente impotenti. Perché? Perché non possono controllarlo e non lo possono dominare e non possono rispondere ad eventuali azioni di questo fenomeno perché non ne conoscono né la natura né gli obiettivi. Punto primo. Poi è andato avanti e ha cominciato a dire ma questo fenomeno noi già nel secondo dopoguerra abbiamo iniziato a raccogliere informazioni. Alain Juillet, eccolo qua. Informazioni, testimonianze, molte informazioni, molte testimonianze. Ma sa, diceva, saranno state tutte allucinazioni, oppure i testimoni erano, diciamo così, forse persone non proprio totalmente sane da un punto di vista mentale. Peccato, aggiunge, peccato, che molte di queste testimonianze che abbiamo raccolto provenivano dalle forze armate e dall'aeronautica. E quando dice testualmente, senti testimoni che ti dicono l'ho visto, ce l'avevo lì, vicino, qualche dubbio viene. E quindi non si poteva scartare tutto con allucinazioni o, diciamo così, disturbi mentali. E allora che si è fatto? Semplicemente, non avendo nessuna, diciamo così, risposta e dato certo, e visto che il fenomeno non era un pericolo, si lasciava perdere. Ok? E quindi prosegue. E va avanti e dice, adesso i tempi sono cambiati, e i sistemi di rilevamento, di tracciamento, di identificazione, la tecnologia è molto andato avanti. E quindi noi adesso, noi come tanti altri stati, siamo in grado di rilevare qualsiasi cosa voli nello spazio aereo. E qualsiasi cosa navighi nel mare o passi sotto il mare. Il problema è che, malgrado questa nostra buona tecnologia che rileviamo tutto di qua e là, tante cose le rileviamo e non capiamo cosa sono. E questo è un grosso problema, diciamo. Enorme problema. Perché da un punto di vista militare, se qualcuno viola il tuo spazio aereo, il tuo stato, i tuoi confini, tu devi poter dire di fronte a una richiesta politica che è sta roba, devi dare una risposta, non puoi dire non lo so, non lo so, perché da un punto di vista sociale poi è un problema gestire eventuali rischi o minacce di questo punto. E la cosa non è cambiata, ha detto, era così allora, molti decenni fa, è così ad oggi, malgrado la tecnologia abbia fatto un enorme salto avanti. E poi si mette a parlare di uso, ovvero di oggetti sommersi non identificati. E anche qui dice cose estremamente interessanti. Dice che loro, i francesi,
hanno raccolto numerose testimonianze e dati di oggetti sommersi che viaggiano a velocità impressionanti, ad altissima velocità, e che questi oggetti hanno quella capacità che non riescono a spiegare, che negli Stati Uniti d'America viene definita transmedium, ovvero capacità di volo e di immersione istantanea in acqua a velocità elevatissima, e quindi anche poi di fuoriuscire dall'acqua senza tracce di acqua. È come se questi oggetti fossero in una sorta di bolla. E dice una cosa molto interessante, che la maggior parte delle persone ovviamente non conosce, perché non sono, diciamo così, argomenti di pubblico dominio, per chi non è interessato. Dice che una tecnologia simile ce l'hanno i russi. E dice che sono gli unici, e loro sono gli unici ad averla. È la supercavitazione che usano per alcuni siluri. Esatto. Siluri che sono in grado di viaggiare a diverse centinaia di chilometri orari in immersione. Ma questo è ben oltre. Cioè, questi non viaggiano a velocità di qualche centinaio di chilometri orari, viaggiano a velocità supersoniche in acqua. E dice che l'unica cosa che gli può venire in mente è una cosa del genere, ma qui siamo ben oltre questa tecnologia. Ed è anche questo un problema. Perché, ovviamente, lui dice chiaramente che non c'è nessuna nazione che lui sappia che ha una tecnologia del genere. Quindi poi il giornalista gli fa alcune considerazioni, dice: senta, ma lei cosa ne pensa delle dichiarazioni dell'ammiraglio Tim Gallauder, ammiraglio, ex ammiraglio in pensione francese, dove dice che praticamente il fenomeno è dovuto alla visita su questo pianeta di intelligenze non umane dotati di una tecnologia per noi assolutamente inconcepibile. E il problema è che non sappiamo neanche cosa ci sono qui a fare questi. E lui fa dare una risposta un po' sibillina e dice: ma tutto sommato le valutazioni dell'ammiraglio sono un buon punto di partenza, sono condivisibili. Cioè, insomma, non è che dice proprio ma non so cosa dice questo, manco lo conosco. Cioè, dice cose di un certo peso. Insomma, l'ex capo dei servizi segreti francesi. Parla anche, visto che il giornalista parte in quarta, gli chiede: ma senta, allora in America è tutto vero questa sorta di divulgazione che verrà portata avanti? E lui lì tocca il punto di vista sociologico e dice: ma sapete, lì in America hanno a breve le votazioni, tendenzialmente ogni volta che c'è delle votazioni, Roberto lo sa bene, arrivano sempre il solito diremo tutto, politico dice tutto di qualità, ma attenzione, perché ci sono, diceva, persone esperte che gestiscono queste informazioni e saranno loro a dire a chi di dovere questo si può dire e questo non si può dire. Esatto. Però è un problema proprio di gestione del problema sociale, perché non si può andare a dire alla gente: guardate, qui sinceramente c'è chi viene, va, non sappiamo chi sono, fanno quello che vogliono, abbiamo un problema, le forze armate non servono a niente, cioè, è un problema sociale. E quindi la tocca un po', diciamo così, in punta di piedi, però tocca ogni punto e va oltre. E va oltre perché dice: prendiamo ad esempio i palloni spia cinesi abbattuti dagli americani. E il giornalista dice: sì, appunto, lì sono stati abbattuti i palloni cinesi, che ci può dire? Ma io non lo so, perché ovviamente sono francese, non sono americano, però fa notare alcune, è bellissimo, fa notare alcune considerazioni. E dice: ma innanzitutto gli americani hanno abbattuto dei velivoli che erano sopra i 30 km di quota e che per le leggi, per le normative internazionali, non si possono abbattere. Esatto. Io questo non lo sapevo, presumo perché sopra i 30 km di quota ci siano i palloni sonde, i palloni meteorologici, non lo so. Loro li hanno battuti fregandosi altamente della cosa, dicendo: erano satelliti spia cinesi. Peccato che non hanno portato nessuna dimostrazione a questo. Per carità, saranno anche stati satelliti spia cinesi. I cinesi dicevano che erano palloni di sonda meteorologici, ma perché non hanno portato nessuna prova? Allora il giornalista chiede: allora hanno battuto un UFO? E lui ha detto: ma io questo non lo so, dico solo che hanno battuto oggetti che non potevano abbattere, dicendo che erano cinesi, ma prove che erano cinesi non le hanno mai portate.
perché poi c'è il problema dei recuperi di questi oggetti. E allora il giornalista interviene, allora quindi è vero, ci sono questi gruppi di addetti al recupero di questi oggetti volanti non identificati. E lui dice, in America sì, ce l'hanno anche i cinesi, perché l'hanno confermato, e sappiamo che ce li hanno anche i russi. Allora il giornalista chiede, e noi francesi ce li abbiamo? Scusate, e lui giustamente da direttore di servizi segreti fa, ma io questo non lo so, cioè, non l'ho mai sentito parlare, che deve dire? È ovvio, no? E quindi è stata un po' una sorta di... E sul crash di Magenta dice qualcosa, no? Se non sbaglio. Sul crash di Magenta dice che... Anche lui conferma. Dice che da informazioni ricevute, senza indicare da chi, sembrerebbe che in Italia sia stato recuperato nel 1933 un oggetto volante di origine non identificata, ma lì si ferma e non entra troppo nei punti di, diciamo, più definiti. Conclude questa interessante, diciamo così, analisi di tutto questo con una domanda sibillina, che a prima vista non dice, vabbè, che vuol dire? Non ha molto peso, e invece ha un peso enorme. Perché ritorna sul discorso dell'identificazione degli oggetti volanti e dice, ma noi francesi, come gli americani, come i russi, come i cinesi, come tanti altri, possiamo tracciare qualsiasi oggetto si trovi in orbita, qualsiasi, dalle dimensioni di qualche metro a qualche chilometro. E già lì uno dice, come qualche chilometro? Vabbè, comunque, possiamo tracciare qualsiasi cosa voli nel nostro spazio aereo, possiamo tracciare qualsiasi cosa, e torna a dire qualsiasi cosa navighi. E quindi, quando abbiamo questi oggetti che vengono, diciamo così, tracciati, ci rendiamo conto che non sono qualcosa da noi noto. Il problema è, ma se li tracciamo qui, nel nostro spazio aereo, li tracciamo in mare, li tracciamo sotto il mare, e tracciamo tutto ciò che è in orbita, perché non li tracciamo nello spazio? Cos'è che ci sfugge? Ed è una domanda pesante questa, che forse la gente non riesce ancora bene a capire. Vero. È estremamente pesante. E dopodiché quindi lui torna un po' così a parlare su ciò che gli americani potrebbero aver recuperato o non aver recuperato, non parla di corpi, non parla mai di corpi, parla invece dell'importanza estrema che ci sta dietro a ciò che si potrebbe recuperare da un punto di vista tecnologico e di supremazia militare, perché ovviamente si rende conto che chiunque, e lo fa notare, abbia possesso, venga in possesso di una tecnologia di questo genere, fa un salto tecnologico che tutte le altre nazioni a quel punto vengono ridotte a zero, perché si sta parlando di qualcosa che sfugge alla comprensione scientifica. Sì, sono gli stessi concetti che appunto menziona David Grush nella copertina. Io volevo chiedere a Roberto, che tra l'altro l'ha anche intervistato, che idea ti sei fatto di questo signore? Cioè, che a un certo punto, così pluridecorato, ad altissimo livello, esce fuori e comincia a raccontare tutte queste cose. Cos'è, una battaglia etica, morale la sua, o c'è qualche cos'altro a tuo modo di sentire, per di percepire? Posso dire, io ne ho ricavato, diciamo, una impressione assolutamente positiva. È stato collaborativo, ha anche detto cose che ci ha detto di non dire, ma comunque sostanzialmente è stato molto corretto, nel senso che si è attenuto sostanzialmente a quello che poteva dire, perché non dimentichiamo che quando lui ha accettato poi di deporre sotto giuramento al Congresso, ha anche preso accordi tramite i suoi legali con i suoi ex superiori per sapere se e che cosa poteva dire. Attenzione. Guardate, vorrei chiarire un dettaglio abbastanza interessante. Lui ha parlato di Roswell? No.
non ha potuto parlare di Roswell, l'ha anche detto tra l'altro in altra sede, no? Perché questo atteneva alla sicurezza nazionale del suo paese, degli Stati Uniti d'America. Ha parlato del caso del 33, che è un caso italiano, quindi ininfluente da questo punto di vista, ma aggiungo che c'è anche un'altra considerazione, e questo forse non c'entra più di tanto con il discorso dei fai fascisti, ma vale la pena parlarne unicamente come esempio. Tenete presente che, per esempio, io, diciamo, a suo tempo sono venuto a conoscenza, sommando 2 più 2, collegando una serie di elementi fra una testimonianza che, diciamo, avevo avuto opportunità di sentire, quella di Gianni Bisiak, e poi altre considerazioni su libri scritti da altri che riportavano cose che si adattavano a tutto questo, io sono stato quello che ha preparato un articolo per la rivista Aeronautica, l'organo ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana. Quando ci collaboravo l'ho preparato e gli ho detto: questo è il mio articolo da pubblicare. Era un articolo che parlava del caso di Castel Porziano, e cioè praticamente di quando l'auto del Presidente della Repubblica Italiana, Antonio Segni, è stato sorvolato a una quota di 7-8 metri, per quello che se ne sa, da un oggetto a forma di cappello da prete, con c'è il disegnino del rapporto, fra l'altro molto carino, con 3 oblò, no? E creando tutta una serie di effetti fisici sul veicolo, e niente, questo è venuto fuori. E naturalmente, quando io ho presentato questo articolo, nessuno si è sognato di poter dire: ah, me l'hanno pubblicato zitti e mosca, nonostante che di questo caso se ne fossero occupati ai massimi livelli di segretezza dello Stato italiano i nostri servizi segreti, e nonostante che questo rapporto fosse andato immediatamente nelle mani del Pentagono, perché la Repubblica Italiana, non capendo nulla di questo, avendo delegato tutto sempre all'America, voleva un po' qualche chiarimento. Il Pentagono non gli ha dato nessun chiarimento. Ha preso questa roba, l'ha archiviata, ed è stata fra la prima roba che il Pentagono ha declassificato. Quindi noi siamo venuti a avere in mano un documento di altissima segretezza, no? Italiano, perché gli americani l'hanno desecretato loro. Ma capite la gravità del problema? Cioè, gli americani hanno detto: è robaccia italiana, non ce ne frega nulla, desecretiamo pure. Questo è il concetto. E lo stesso discorso vale per il fatto che Grush ha parlato del caso del 33 e non di altri casi che ci sono stati, perché nel 42, durante la cosiddetta battaglia di Los Angeles, risulta che ci sono stati 2 abbattimenti di UFO negli Stati Uniti, in California. Uno sarebbe caduto nelle montagne di San Bernardino e l'altro in mare, sarebbero stati recuperati. C'è poi una possibilità che ci sia stato un precedente caso di questo tipo nel 1941 a Cape Girardeau, però questo resta ancora da essere provato. Però le sue dichiarazioni, pur non mettendo a rischio la sicurezza degli Stati Uniti, insomma, sono dichiarazioni pesanti, perché lui dice: abbiamo i resti, abbiamo i corpi. Cioè, chi gliel'ha fatto fare, secondo te? Beh, qui è un discorso abbastanza complesso. Tenete presente che le cose le fanno gli uomini, no? Certo. Io, per esempio, ho avuto, dopo il mio servizio militare, la possibilità di collaborare, in maniera ovviamente conforme alle regole e alle leggi, come era logico, con un colonnello poi divenuto generale del Commiliter della Regione Militare Tosco-Emiliana. Era un ufficiale I, cioè uno che seguiva l'intelligence, il colonnello Privitera, il quale praticamente, avendo letto sulla rivista militare, organo ufficiale dell'esercito italiano, il testo di una conferenza che poco prima che io tornassi alla vita civile, il mio comandante di gruppo mi fece fare sugli UFO, come istruzione agli ufficiali superiori di questa grande unità dove io mi trovavo allora, che era la 3ª Brigata Missili di Portogruaro, che era una grande unità NATO, con armamento nucleare tattico, quindi non era, diciamo, cosa di poca importanza, e dove io ero stato, ve lo dico, avvicinato da 2 colleghi, un capitano e un tenente, i quali, sapendo che avrei fatto questa conferenza di istruzione ai nostri ufficiali superiori, mi dissero, venendo al nostro circolo ufficiale: ma lei lo sa che noi in America abbiamo
gli oggetti schiantati al suolo e i cadaveri dei piloti? Era il 1971. Tenete presente che all'epoca nessuno parlava di questa roba. Io mi sono trovato spiazzato all'epoca, ma poi ho capito la realtà della cosa. È stata una confidenza fra commilitoni, perché eravamo tutti e quanti ufficiali in ambito NATO che durante la Guerra Fredda combattevano dalla stessa parte, diciamo per così dire, e quindi nessuno si è sognato di pensare che questa cosa potesse andare al di fuori dell'ambito militare. Io ero un ufficiale di complemento, ma gli ufficiali di complemento avevano la stelletta esattamente come gli ufficiali di carriera. Quindi questa è andata così. Quindi capite che i conti tornano, assolutamente, torna tutto. E bisogna quindi anche, venendo al Grush, capire che proprio perché le cose le fanno gli uomini, diciamo c'è chi le fa in un certo modo e c'è chi le fa ovviamente meno bene. Tenete presente che in aeronautica militare noi abbiamo dei grossi specialisti in Italia e delle persone eccezionalmente valide, ma abbiamo anche, come ovunque, dei soggetti che sono lì a scaldare la sedia e che, come mi diceva il generale Privitera, si preoccupano solo di fare in modo che certe cose vengano trasmesse ad altri, perché così è una rogna in meno. Questa è la pura realtà e questo è valido in tutti i campi. Anche in campo medico ci sono i medici bravi e i medici cani, no? Quindi tanto certo, per fare un esempio. Naturalmente. In ambito giornalistico. Per carità, non parliamo poi in ambito giornalistico. Io ho quasi 50 anni di iscrizione all'albo, ci sono dei cosiddetti colleghi che avrei piacere personalmente di buttare fuori a pedate dall'ordine, per quello che hanno scritto e detto. Una cosa indegna, proprio indegna, anche perché non sono colleghi, non sono giornalisti, ma sono pennivendoli. Pennivendoli. Poi tra l'altro la mala informazione fa più danni della grandine. È un'arma pericolosissima. Proprio David Grush, Pietro, qualche giorno fa, insomma una data imprecisata dei primi di gennaio, ha tenuto un incontro in un attico di New York a una platea selezionata, si parla di una sessantina di persone, che vedeva funzionari della CIA, dell'FBI, imprenditori del settore tecnologico, insomma era una roba organizzata niente po' di meno che da John D'Agostino, consigliere di Coinbase, che è una società quotata in borsa che gestisce una piattaforma di scambio di criptovalute, e dall'avvocato, potente avvocato John Altorelli. Ecco, assolutamente riservato questo incontro, eppure insomma c'è stata una talpa. Ha effettuato due foto, ora poi le metto a schermo. Il Daily Mail ha dato conferma di questa chiacchierata. Che cosa si sono detti? Perché anche qua mi pare che sia emerso qualcosa di molto interessante, insomma, direi clamoroso. Ma allora, io sai, quando vedo queste riunioni fatte in via non ufficiale, dove partecipano personaggi dell'alta finanza, okay? Personaggi del mondo ambiguo, servizi che poi non si capisce cosa devono andargli a chiedere i servizi, se lui faceva parte dei servizi e comunque aveva già testimoniato davanti al congresso, erano lì per controllarlo, era lì perché comunque serve a fare scena. Insomma, quando c'è tutto questo giro strano di persone, mi viene sempre il dubbio, al di là di quello che poi viene detto. Ma non è che questa cosa qui è una sorta di cartina tornasole, perché è ovvio che se una cosa è riservata deve essere riservata e poi finisce sui tabloid inglesi. Allora è poco riservata. Cioè, è come il segreto è un segreto fin quando non lo sa nessuno. Quando lo sai dicono, no, ma è un segreto. No, ma se lo sai non è più un segreto. Ecco, la stessa cosa. Foto quindi vietate e ci sono due scatti. Questo è il primo. Vai pure avanti, ora poi mostro il secondo, si vede David Grush là in fondo. Io ritengo, però è una mia idea del tutto personale, che David Grush abbia cercato qui, non dico di fare cassetta, ma gli abbiano tutto sommato offerto una sorta di buon contributo per fare una sorta così di riunione segreta tra l'alta finanza, che non poteva accedere, o perlomeno non tutti possono accedere alle riunioni del congresso, perché è vero, l'alta finanza è formata da chi gestisce moltissimi soldi e poi c'è chi ne gestisce sempre tanti, ma non tanti come certe persone, e quindi si può permettere comunque di avere personaggi, basta pagare,
in una cosa un po' privata, e poi guarda che privata poi non è, perché poi ci sono i giornalisti, addirittura finisce sui tabloidi inglesi, quindi non lo so, la mia idea è che forse gli è stato offerto un po' di denaro, visto che comunque lui ufficialmente non è più in servizio militare, io non so, e non mi risulta che lavori attualmente, quindi non so di cosa vive, però diciamo pensione. Che non ha problemi. Come? Pensione. È già però pensionato? Diciamo che... Credo proprio di sì. È giovane, eh? È giovane, E vabbè, avrà una magra pensione. Sì. E quindi molto probabilmente, secondo il mio modesto parere, diciamo che ha fatto una bella sorta di programmino compitino, ha presentato quello che secondo me aveva già detto al congresso, e poi però non poteva giocarsi solo quello, perché se io ti pago, mia idea personale, X soldi, e poi mi dici le cose che ho già visto su YouTube, no ciccio, e quindi lì probabilmente ha dovuto tirar fuori. Se ti interrompo, hai dato un'occhiata a quelle immagini che c'erano sullo schermo accanto a Grash? Le no, metto a schermo momento, no. Le metti nello schermo? Io sì. Una è un'immagine dell'universo e l'altra è un'immagine che ricorda molto questioni attinenti alla genetica e quindi alla vita. Allora, se si tratta praticamente, semplicemente, di dire quello che nessuno osa dire, e cioè non solo che potrebbero esistere esseri non umani, no? Ma che comunque l'uomo non è l'unico nell'universo, beh, forse questa è la cosa più tremenda, se ci pensi bene. Perché gli UFO sono gli UFO, ma se una persona come lui, anche solo a livello personale, no? Esprime una così certezza personale di questo tipo, guarda che è tanta roba, eh? È tanta roba, perché vuole dire praticamente che cambiano i parametri, e te lo dico da sociologo, significa praticamente a questi bei nomi dell'alta finanza o del bel mondo eccetera eccetera che, scusami il termine, la festa è finita. La sì, festa però, è Roberto, finita. Però Roberto, vedi, hai perfettamente ragione, ma d'altronde quando ci sono state tutte queste infinite dichiarazioni negli ultimi anni, dove hanno più volte detto che il fenomeno è sconosciuto, non è di origine umana, si ipotizzano varie, diciamo così, alternative, è ovvio che uno più uno, anche il più, diciamo, inconsapevole, mette assieme i puntini e dice, ah beh, ma allora ci sono veramente. Certo. Quindi io non lo so, non credo che forse la grossa, diciamo, ciliegina sulla torta di quella riunione lì sia stato dire, sì, ci sono gli alieni. Non lo so, magari poi sbaglio. Senti, Ti faccio una considerazione molto banale, di tipo geopolitico. Allora, noi non possiamo prescindere dalla realtà che ci circonda. Chiunque sarà, penso, d'accordo sul fatto che se certe notizie, dallo sdoganamento dato dal Pentagono agli UFO a tutto il resto, fosse avvenuto in un'epoca normale, e cioè senza tutte le cose che sono successe negli ultimi anni, probabilmente tutto sarebbe finito con grande impatto sulle prime pagine dei giornali. Invece no, la gente è disinformata, distratta, ignorante già di per sé, d'accordo, ma in questo modo è resa ancora più ignorante. Tutto questo sta passando e passa senza quello che è il timore generale del potere, e cioè un impatto non controllabile sulla gente. Sta passando perché la gente deve pensare al quotidiano, la gente pensa ai rischi di guerre, la gente pensa al fatto di non arrivare a fine mese, la gente pensa a piccole storielle, diatribe politiche, no? Ci sono i femminicidi, qualunque discorsetto diventa, diciamo, utile a, non dico disinformare, ma a distrarre. Queste sono tutte armi di distrazione di massa, tutte quante, a livello, diciamo, informativo. E quindi se c'era un momento in cui queste cose potevano venire fuori, guardate, è stato proprio questo, ed è proprio questo. Perché parliamoci chiaro, metti caso che domani salta fuori davvero anche di più, ma di fronte ai rischi di un terzo conflitto mondiale, che si sta ovviamente allargando a vista d'occhio, anche se chiaramente tutti speriamo il contrario, come ovvio, no? Mi capisci bene, la gente cosa gliene frega degli UFO? Vabbè, ovviamente. Quindi ci si può togliere anche la soddisfazione persino di dire certe cose in più, tutto qua.
Io questo, ti dirò, è un po' che l'ho capito e mi sto rendendo conto che gli UFO stanno diventando qualcosa di normale e come tale stanno diventando sempre meno interessanti, perché ormai il potere ha detto che ci sono. È il colmo, ma è così. C'è una domanda che vorrei fare a entrambi in chiusura, perché siamo quasi ai 60 minuti, perché quando poi si parla di queste cose il tempo viaggia veloce. Nella controinformazione c'è un, diciamo, un topos proprio che ricorre, che è quello della finta invasione aliena. Cioè, secondo alcuni, uno degli ultimi... una delle ultime giocate che questi signori che stanno sopra le nostre teste butteranno sul tavolo sarà questa. Assolutamente. Io vorrei avere un po' un parere da entrambi, perché sembrerebbe effettivamente, con tutte queste rivelazioni, che stiano preparando il terreno, però io mi attengo esclusivamente ai fatti. Mi piacerebbe avere una vostra opinione. Vai, Pietro. Allora, io ritengo che se la giocheranno sarà giocata male, perché non credo che la maggioranza della popolazione mondiale, perlomeno dei paesi, diciamo così, in cui il fenomeno è noto e conosciuto, caschi su questa cosa qui. Poi, per carità, tutto può essere, siamo cascati sulla bufala del Covid, quindi può anche darsi si creda a questo, però insomma, ma quindi tu pensi che comunque un tentativo lo faranno in questo senso? Ah beh, hanno già messo le mani avanti, quindi sì. Scusate, non dimentichiamo che gli UFO, è stato sdoganato tutto, è stato detto tutto quello che è stato detto, ma perché? Perché tutto sommato il fenomeno potrebbe essere considerato, è stato detto ufficialmente, una minaccia potenziale alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E quindi chiaramente già questo la dice lunga sul tipo di approccio che si ha nei confronti del tema, no? Una potenziale minaccia. E cosa fai? Gli americani in genere prima sparano e poi chiedono chi sei, eh? Attenzione, questa è una vecchia storia. La guerra preventiva l'hanno inventata loro. Quindi, in ogni caso, questo rischio effettivamente c'è. C'è assolutamente. Ecco, ho anch'io qualche dubbio sul fatto che la gente sia talmente idiota da cascare in un simile discorso, anche se, attenzione, tenete presente che quando è stata fatta la forza spaziale degli Stati Uniti non è stata fatta perché così si è voluto creare un contenitore vuoto. La forza spaziale degli Stati Uniti esiste, ci sono oggetti non dichiarati altamente sofisticati e avanzati che fanno parte di questo corpo spaziale che non è l'aeronautica militare americana, e ovviamente, diciamo, va da sé che se questi oggetti, di cui nessuno sa ancora nulla, recitassero, fossero fatti recitare la parte degli possibili attaccanti alieni, beh, insomma, qualcuno ci potrebbe anche cascare. Cercare di fare in modo, diciamo, di riaggregare la gente, l'opinione pubblica mondiale, sotto l'ombrello degli americani che sono in grado di difenderci. Questo è veramente il discorso. È il problema che non siamo più in un mondo. Sì, non siamo più in un mondo monopolare, siamo in un mondo bipolare, tripolare, quant'altro. Sì, stiamo andando verso un mondo multipolare. Infatti, questa è la ragione per la quale probabilmente il discorso non dovrebbe funzionare. Molto interessante. Perché nel momento in cui qualcuno facesse questo gioco, qualcun altro potrebbe mettere i bastoni fra le ruote e dire: guarda che non è vero. Roberto, in conclusione, il tuo libro UFO Alieni le risposte, quando dovrebbe uscire? Uscirà per Rallecchi nel giro di un paio di mesi. Diciamo che ho cercato di dare anche risposte ad altre cose, perché ci sono cose dette, ci sono cose non dette, c'è anche la necessità di fare in modo che la gente, anche se purtroppo in Italia si legge poco, legga e apprenda. Noi da sempre facciamo in qualche modo informazione, oltre che studio e ricerca, e quindi era doveroso fare anche questo. Poi vediamo cosa succede. Io non ho... Oggi poi parliamoci chiaro, siamo in una situazione in cui fare programmi oltre i 2 mesi è follia pura, perché ormai si naviga a vista, no? Quindi va bene. Vivere pericolosamente. Comunque, in questo testo confluiranno i documenti di cui ci hai parlato questa sera. Ok.
ovviamente. E tutte le novità che ci sono. Questo è anche fatto per chiudere il cerchio di tutto questo discorso. Okay. Perché anche noi ci siamo stancati, no? Di dover avere a che fare con il CICAP di turno, oppure gli scientisti ufologi di casa nostra, gente poverina che non c'ha proprio nulla da fare nella vita e fa questo perché lo deve fare, perché lo deve fare, perché quando non hai nulla in mano, cosa ti inventi? Che non c'è nulla. Sì, tra l'altro, appunto, lo abbiamo detto all'inizio, mi ricordo le polemiche relative a questi documenti, sempre sì, sul gabinetto RS-33, un sacco di articoli che si trovano ancora in rete, che parlano di bufala clamorosa, insomma, delle cose allucinanti. Vabbè, ma ricordiamoci che il CICAP è nato dopo il Centro Ufologico Nazionale, e anche se in RAI ci sono dei deficienti che lo considerano un bene dell'azienda, è lì unicamente perché l'ha fatto in mezzo busto Angela, che è morto e sepolto, ed è bene che ce ne dimentichiamo, perché ha fatto disinformazione oltre ogni dire, non informazione. Concordo. Ha fatto disinformazione. Concordo. Mi piace questo tuo essere onesto e sincero e non politically correct. La lingua, e nonostante tutto, insomma, sono ancora qui. Grazie davvero Pietro Marchetti, Roberto Pinotti, è stata grazie una serata davvero. Ciao Roberto, ciao Enrico. Una serata davvero importante. Grazie a tutti. Noi girami il tutto, cortesemente. Certo, certamente sì. Okay. Noi ci rivediamo domenica sera prossima per una nuova puntata di Pillole di Extramondo. Ciao a tutti. Ciao. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.